al professore Cristoforo Pomara, direttore del Dipartimento di Medicina Legale del Policlinico di Catania e componente del Comitato Scientifico per l'emergenza Covid-19 in Sicilia. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi. Buonasera a tutti. Io vorrei subito iniziare questa intervista facendo un'analisi della situazione attuale riguardo all'emergenza sanitaria, ma naturalmente anche alla campagna di vaccinazione. Pare che ci sia un calo dei contagi, quindi possiamo auspicare che riusciremo, non dico nell'immediato, ma ad uscire fuori da questa pandemia. Allora, è ovvio che il calo dei contagi, che in realtà dico è cauto ancora, deriva dalla scelta adottata della zona rossa per quanto riguarda la Sicilia e comunque in generale per quanto riguarda l'Italia. Non vi è dubbio che vi è una linearità di risposta in relazione alla severità delle misure. Uscire dalla pandemia, purtroppo, dobbiamo essere sinceri con chi ci ascolta, è una troppo ottimistica affermazione. Io preferisco, da analista del rischio, dire che dobbiamo convivere con il virus, sia esso in forma pandemica, sia esso in forma epidemica. Bisogna imparare a convivere con il virus, speranzosi che la campagna vaccinale ci possa traghettare, quella sì, a distanza però dei tempi dovuti e necessari, quelli scientificamente riconosciuti, traghettare verso l'uscita dalla pandemia. E a proposito di uscite, noi usciremo dalla zona rossa, ci avvieremo quindi ad un altro colore? Guardi, questo è quello che io insieme a voi ho letto sui giornali. Ovviamente è chiaro che bisogna soppesare interessi sociali importanti insieme a quelli di salute e sanità pubblica e vivere con questo altalenante compromesso. Io devo dire, sono francamente allarmato perché il sistema paese registra un troppo alto numero di decessi e quindi rimango affezionato all'affermazione di Angela Merkel che, virgolettato, diceva qualche tempo fa: la Germania non si può permettere 500 morti al giorno. L'Italia se lo può permettere? Lascio a voi e alle vostre coscienze ogni risposta in relazione all'accettazione o meno, alla sopportazione o meno di qualsiasi scelta restrittiva o meno che intraprenderà il nostro paese. È chiaro che poi meno, ecco, restrittiva va incontro anche a quelle che sono delle esigenze economiche, delle tante attività, di tanti lavoratori che in questo momento stanno anche vivendo una situazione di difficoltà e subendo anche le conseguenze, ai noi, di queste scelte. Quindi magari si faranno delle valutazioni che terranno conto anche di questo, continuando sempre ad avere quei comportamenti virtuosi, perché vogliamo sottolineare che comunque bisogna sempre stare distanziati, la mascherina, l'igienizzazione. Sì, lo comprendo, però ripeto, io faccio tutta un'altra professione e quindi, come viene da pensare da cittadino, non so, a politiche di ristoro serie, di vicinanza diverse rispetto alla problematica economica e a un'organizzazione prioritaria che dovrebbe essere quella della messa in sicurezza, al contrario invece delle scuole, del sistema di formazione e di istruzione italiana. Però ecco, ne prendo atto ed è ovvio che sono solidale con chi sta vivendo questa tragedia, non solo sanitaria ma anche dal punto di vista economico, ma ripeto, faccio il medico e ogni, tra l'altro il medico legale, e quindi ogni vita persa per me è una sconfitta e credo che sia una sconfitta per chiunque fa medicina. Addirittura navigare su cifre importanti come quelle a cui stiamo assistendo, siamo quasi a 90.000 morti in Italia, francamente devo dire mi lascia, ecco, perplesso e molto riflessivo sulla materia e non mi schiodo dalla mia idea. Lei in una recente intervista ha dichiarato, parlando dei test drive, che non sono esattamente dei test poi insomma poco fruttuosi, ecco, per poter rilevare poi il Covid-19, quindi lei suggeriva magari non vengono utilizzati nel modo giusto, ecco, diciamo così.
Ecco, è meglio. Io allora devo dire che invece sono un fan accanito del test rapido e dico con estrema chiarezza ai suoi ascoltatori che non ho mai fatto un tampone molecolare, mentre invece mi sottopongo regolarmente a test rapido, peraltro di prima generazione. Io e tutto il mio staff in istituto, però quando dico regolarmente significa ogni 4 giorni, cioè viene utilizzato per un monitoraggio costante in una comunità circoscritta. Ho detto che è un nonsenso scientifico perché la letteratura ci ha insegnato questo. Fortunatamente non sono rimasto, ecco, isolato in questo pensiero, perché mi pare che ci sia una esplicita circolare adesso del Ministero che addirittura Esatto. sui test di ultima generazione specifica quali sono i campi di applicazione, le modalità e la necessità di una ripetizione, ricordando sempre a me stesso e a voi tutti che l'unico gold standard che abbiamo è comunque il test molecolare. Andare in un drive-in una volta e basta non ha assolutamente senso, anche perché i test sono gravati da un altissimo numero di falsi negativi, quando non anche di falsi positivi in relazione a vari fattori. Quindi non vanno bene utilizzati su uno screening di massa, non vanno bene. Ma questi allora magari una potrebbe fare questo test, ma chiaramente poi deve sempre fare quello molecolare per avere una certezza più assoluta. Quindi comunque. Oppure, mi permetto se lo interrompo, suggerisco a tutti gli ascoltatori di fare come faccio io, una volta che li avete gratuiti e visto che viene utilizzata in questa maniera, andate ogni 4 giorni a ripetere lo stesso tampone rapido. Voi e chi sta con voi, nel senso che sarete un indicatore anche sensibile a quel punto di chi sta con voi nel momento in cui siete negativi. Perché, ripeto, sono uno strumento magnifico, anche i test di prima generazione sono uno strumento magnifico, ma vanno utilizzati sotto guida medica, ovvero con un criterio di alta ripetitività. Quanto alla situazione poi dei contagi, ritornando un po' a quello che al discorso iniziale, secondo lei la situazione come si potrebbe evolvere nei prossimi mesi? Perché ci sono altre nazioni, sicuramente più piccole come quella di Israele, oppure gli Stati Uniti o l'Inghilterra, che già in estate potrebbero raggiungere dei risultati di immunità molto interessanti, mentre secondo lei nel resto d'Europa. Perché si parla di rallentamenti. Guardi, premesso che diciamo, ho delle competenze limitate, mi limito a fare appunto quell'analisi del rischio che le dico. È ovvio che chi fa una importante e massiccia campagna di vaccinazione ha una chance maggiore di contenere la diffusione del contagio. E anche su questo, devo dire, vedremo perché naturalmente c'è da vedere quali saranno poi gli effetti. E sicuramente ci saranno degli effetti importantissimi dal punto di vista della mortalità che dovrà necessariamente abbassarsi. Per quanto riguarda invece il nostro paese, mi dispiace, ma io sono molto critico perché cosa mi aspetto? Mi aspetto ciò che anche un bambino oramai ha capito. E cara dottoressa e cari ascoltatori, se noi andiamo in zona gialla, fra 21 giorni saremo in zona rossa. Decidete voi. È chiaro che a questo punto non mi pare che ci siano tante scelte perché, insomma, rischiare ancora no, perché come diceva lei non si può rischiare di perdere altre vite umane, no? Parlando proprio del dato anche di quello che è la sua professione, quindi la vita delle persone non vale molto e quindi bisogna preservarla. Per me vale tutto, è un'evidenza che tutte le volte che si è andati in giallo poi si è passati in rosso, no? È normale perché se aumenta la circolazione umana aumenta la circolazione del virus. Qual è la strategia, mi potrebbe dire, perché sono sempre un disfattista, ma Assolutamente. molto più coraggiosamente, qualora appunto avessimo avuto il numero sufficiente, avessimo o avremo il numero sufficiente di vaccini, bloccarci tutti, pigliare una bella boccata di respiro, fare una campagna massiccia, riducendo al minimo totale, quindi più rosso del rosso, quelle che sono le misure per fare sì che avvenga l'effetto. È un fatto o non è un fatto che siamo giudicati una nazione pericolosa dagli altri paesi? Riflettiamoci, tutto qua. Ma lei diceva appunto la strategia è migliore, ma questa campagna di vaccinazione in qualche modo deve essere sostenuta poi anche dall'arrivo stesso dei vaccini che comunque devono poter soddisfare tutte le richieste, dico, non soltanto dell'Europa, dell'Italia, ma anche della nostra regione, della Sicilia. Non c'è dubbio, peraltro devo dire che ancora una volta io mi sono trasferito in Sicilia, ritrasferito in Sicilia perché sono originario di qua, mi sono ritrasferito 3 anni fa,
devo fare un complimento e devo lodare l'organizzazione attualmente della campagna vaccinale. Perché potrei farvi vedere il mio cellulare, ho ricevuto un SMS che mi informava regolarmente dell'ora e della data in cui avrei dovuto fare la seconda dose. Cioè la macchina è una macchina, almeno quella, parlo per esempio del Policlinico Universitario di Catania e dell'Ospedale San Marco, perfetta, perfetta, perfetta. Non ho che dire perfetta, molto meglio di quello che si vede in televisione, no? Delle chiese, delle campagne improvvisate. Cioè io parlo di poliambulatori, moltissimo personale specialistico, di vaccinazione sotto stretta osservazione medica. Cioè ho visto un'organizzazione perfetta, perfetta. Quindi dobbiamo aspettare che ci siano i vaccini. Per tutte le fasce anche della popolazione, ovviamente prima di tutto i sanitari, ma anche per gli ultra ottantenni e poi anche per tutti, insomma, i soggetti anche più giovani. Io ci metterei immediatamente i professori, no? Perché si parla sempre tanto Sì, di esatto. insicurezza delle scuole. Ecco cosa farei: una campagna di vaccinazione serissima sul personale della scuola e poi con questi meravigliosi test rapidi, anche lo voglio ripetere, di prima generazione, una campagna massiccia di tracciamento costante all'interno della scuola. Mettiamoli in sicurezza, così mettiamo in sicurezza anche i mezzi di trasporto, i mezzi pubblici, no? Mi sembra più logico. Grazie per essere stato con noi. Noi ci auguriamo di poterla rincontrare nuovamente, magari speriamo anche in presenza. Grazie di Quando cuore. volete, lottiamo per rivederci tutti in presenza e ancora una volta, come lei ha fatto, richiamo alla disciplina, la mascherina considerata obbligatoria. Io l'ho sempre detto, non considerate la mascherina sociale, vi prego. Ora infatti negli altri paesi hanno vietato l'utilizzo della mascherina sociale, mascherina chirurgica oppure FFP2, costantemente distanziamento, igienizzazione. E cautela totale, cautela totale. Se volete andare drive-in, se proprio dobbiamo continuare con questa pratica che assolutamente io non condivido, fatelo con intelligenza e con metodo e ripetete il test frequentemente, almeno a distanza di 4 giorni, ripetutamente, avrà un senso. Grazie professore Poma, grazie. Grazie a voi, grazie a voi.